Tokyo è una città in continua evoluzione, dai nuovissimi grattacieli che rimodellano il suo skyline alle tendenze della cultura giovanile che influenzano la moda e la musica. Sto per esplorare due quartieri molto diversi di Tokyo e sono curiosa di scoprire la combinazione unica di tradizione e modernità della città. La prima tappa è la vivace Shibuya nel cuore di Tokyo, con i suoi ipnotici cartelloni pubblicitari al neon, è un centro della moda e della cultura pop giovanile. Appena le luci diventano verdi abbiamo 45 secondi per attraversare. Mi è stato detto che il segreto è di seguire la persona che ti sta davanti, di seguire il suo passo. Sembra che funzioni. Il famoso Scramble Crossing di Shibuya è diventato un simbolo della Tokyo moderna. Fino a 3.000 persone possono attraversare in 5 direzioni diverse. Beh, è stata una bella esperienza, ma direi che è un po' come Tokyo. Sembra frenetica, ma con un certo ordine. E funziona molto bene. Shibuya non è sempre stata così, era soltanto come una piccola fermata ferroviaria suburbana. Negli anni 20 la storia di Achiko ha toccato il cuore di tutto il Giappone. Aspettava ogni giorno di salutare il suo padrone alla stazione di Shibuya. Quando il suo padrone morì, continuò ad aspettare per i successivi 9 anni. Una statua è stata costruita per commemorare Achiko. Ora è un luogo d'incontro e sono qui per vedere Kenji Ichi, un professore ed esperto della storia di Shibuya. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando l'economia giapponese ha iniziato a crescere, le case sono diventate edifici, le strade sono state asfaltate. Ora qui c'è di nuovo un fiume. Prima i binari del treno coprivano dove ora c'è il fiume. L'area intorno alla stazione più rappresentativa di Tokyo sta subendo una massiccia trasformazione, con la comparsa di nuovi grattacieli ancora più alti e, entro il 2027, sarà collegata da passaggi sotterranei di diversi piani. I cambiamenti qui a Shibuya riflettono il modo in cui la stessa società giapponese è cambiata e questo sviluppo ci permette di prevedere come sarà il futuro del Giappone. Ora sto andando a Shimokitazawa, che è a soli 5 minuti di treno espresso, ma è un mondo lontano dai grattacieli e dal ritmo di vita frenetico di Shibuya. Shimokitazawa una volta era un villaggio di contadini. Dopo la Seconda Guerra Mondiale è diventato il più grande mercato nero della città. Poi, negli anni 70, è stato un luogo di controcultura e hippies. Oggi ha mantenuto la sua identità unica ed è nota per i suoi negozi vintage e per il suo stile bohemian. Masao Tsubaki ha aperto il suo negozio di dischi nell'82, attirando gli amanti del vinile da tutto il mondo. Quando ero un ragazzino e sono cresciuto qui, era tranquillo rispetto ad oggi, ma c'erano sempre molti clienti nei negozi, soprattutto casalinghe, perché questa città è sempre stata famosa per i suoi bei negozi che vendono cose a buon mercato. Cos'è Shimokita che colpisce in particolare? La gente è simpatica, molti bar hanno i loro clienti abituali, quindi se vivi da queste parti e hai delle difficoltà, vieni a vedere quelle facce che ti fanno sentire a casa. Un tempo un segreto ben custodito, ora Shimokitazawa è sempre più popolare tra gli stranieri. Charlotte è originaria del Regno Unito e vive qui da 6 anni. È davvero emozionante perché ci sono sempre nuovi negozi che spuntano qua e là. È bello uscire a curiosare. C'è sempre qualcosa di nuovo da vedere o un posto nuovo dove andare. Non ci si annoia? No, infatti. E le persone sono amichevoli? Molto amichevoli, soprattutto perché Shimokita ha quell'atmosfera da piccola città e tutti sono molto accoglienti. Puoi andare nei ristoranti giapponesi locali e sono davvero felici di ospitarti. È un posto davvero bello per la gente che viene e può provare un po' di cultura giapponese. Quello che mi ha colpito è come il Giappone ultramoderno e quello più tradizionale possano convivere a pochi minuti di distanza l'uno dall'altro. E mentre Tokyo rinnova la sua strada verso il futuro, resistono ancora lo stesso spirito e la stessa creatività che l'hanno trasformata nella metropoli che è oggi.